Ciao ragazzi, ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi qui con me ho una super mega ospite e sono sulla poltrona del papa oggi. Dovete assolutamente andare a vedere il suo canale, lei è Giulia Mapelli, ovviamente la conoscete perché facciamo sempre video, cioè ne abbiamo fatto uno. Tutti i giorni. Però quando ci vediamo, speriamo di vederci più spesso, adesso facciamo il video in collaborazione. Sarebbe molto e bello. Abbiamo fatto un video sul suo canale che è il... non mi ricordo. No Mirror Makeup Challenge. Dovete assolutamente andarla a vedere perché ci siamo stupite di quello che è uscito fuori. Esatto. Quindi se siete curiosi andate sul suo canale a vedere l'altro video che abbiamo girato insieme. Il video di oggi sarà una mega sfida. Oh, il rullo di tamburi. Oh. Sai che non riesco a trovare il rullo di tamburi negli effetti e quindi non lo metto mai. No, ma c'è. Ma non so come si chiama, non riesco a trovarlo, quindi faccio sempre il rullo di tamburi. Insieme. Il rullo di tamburi. E poi lo taglio via perché... trovo l'effetto. E allora, oggi ci truccheremo in 10 minuti, faremo la 10 minutes makeup challenge, quindi metteremo il timer e praticamente avremo 10 minuti per fare una full face di makeup. Ci sarà da ridere. Cioè, cercheremo di non truccarci tipo in maniera basica, ma cercheremo di fare un trucco... in maniera basica... tra basica e basic. Esatto. Cercheremo di fare un trucco completo con ciglia finte, rossetto e tutto quanto, quindi non so se tu hai una tecnica. No, io ti dico solo che ho provato già a filmare questa challenge da sola e ho usato 5 minuti per mettere il fondotinta. Ok. Quindi io probabilmente, non lo so, ho già perso in partenza, ma va bene così. Io ho tipo delle tecniche. Davvero? Sì. Tipo? Cioè tipo... metto la colla sulle ciglia finte, intanto magari faccio mascara, sì, okay. E l'ombretto lo lascio alla fine, cioè lo metto dopo le ciglia finte, così se mi rimane tempo vedo cosa posso fare. Cioè, vi pensate? No, non ci avevo pensato e mi sembra un'ottima idea, quindi sfrutterò questa ottima Secondo idea. Me tu sei super fortunata perché potresti anche non fare le sopracciglia. E visto che io uso tipo 5 minuti al giorno per fare le sopracciglia, sarà una grande sfida. Comunque... devi dire qualcosa prima che iniziamo? Assolutamente no. No. Spero tantissimo che questo video sia di vostro gradimento. Spero che ci divertiremo e non avremo i grilli in sottofondo durante questo meraviglioso video. Esatto. Cercheremo di parlare, ma la cosa sarà alquanto difficile. Comunque, tutto quello che usiamo in questo video, sia quello che uso io, sia quello che usa Giulia... lo trovate scritto qui sotto nell'info box, così non ci dovete chiedere ma che cos'è quel bellissimo illuminante che hai usato? È scritto esatto. Qui sotto. Esatto, sarà difficile. Box. Allora, cominciamo. 10 minuti, questo è il fondotinta, Born This Way nella colorazione. Ora prendo dalla palette Jacqueline. Esatto. No, sarà tipo... cercherò di non tagliare nulla dei 10 minuti, non so se verrà noioso questo video, vediamo. Comunque saranno 10 minuti effettivi, non barreremo assolutamente. Saranno 10 minuti super intensi. Però devo dire che... siamo rimaste parecchio stupite dalla challenge senza specchi, quindi sono curiosa di vedere cosa facciamo in 10 minuti. Che no, ti prego. Farai? Non lo so, non so neanche come mi chiamo, fammi avvicinare. Ah, ho dato una botta. Scusami. No, ho dato una botta al tavolo. Pensavo fosse colpa mia. Vediamo se... Ah, anch'io ho dato una botta al tavolo. Ok. Abbastanza. Sei pronta? Giulia, non usare sto tutto già sudando, il tempo a mettere sto già il fondotinta. No, se mi vedi che spreco troppo tempo col fondotinta, cioè, dimmelo. Cioè, il fondotinta devi fare pa, basta. Non ce la farò mai. Il primer pure metti. Dici di no? No, ma dobbiamo fare una full face. Vai, anche metto anche il primer. 10 minuti, 10 e 0 secondi. Ok, io già senza il tappo. Quindi fai così, metti 10 minuti e 3 secondi. Così, perché così quando fai partire tu hai il tempo di mettere giù il telefono. 10 minuti e 3 secondi, così lei può mettere giù il telefono e cominciare, siamo pari. Vai! Via! Oddio, come inizio? Che se questa challenge la facesse mia sorella, lei si trucca tipo davvero in 10 minuti full face. Vabbè, ma ci credo. Cioè, un conto è devi fare un trucco da 10 minuti, un conto è devi fare una full face in 10 minuti, è diverso. Via primer, vai via. No, via. Ti devo tipo... tirando per sì, te. Perché non voglio averlo qua che mi confonde. Ma tu stai già facendo il fondotinta? No, io sto mettendo il correttore per coprire le mie bruttissime occhiaie. Che bello, sono io avanti per una volta. Ti non ci posso subito. Credere. No, non dirmelo. Sì. Questa sedia trema. Sì, lo so, purtroppo. Fa tipo
sono io, sono il pennello. Giulia, forse avremmo dovuto preparare un po' meglio. Dici? Sai, tipo, forse sarebbe stata una buona idea. Ce la faremo, ce la faremo. Io sono convinta di questa cosa. Non molto. Forse non dovevo neanche mettere questi orecchini che mi impicciano abbastanza. E fu così che non dissero più nulla. Esatto, tipo cri 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 cri. Tutto il video. Ce la posso fare? Mi sta facendo male il braccio. Tipo ginnastica. Ma davvero? Senza tirarmi i pennelli negli occhi, grazie. Comunque io vorrei specificare per tutti quelli che poi diranno qui sotto: ah, io mi trucco tipo tutte le mattine in 10 minuti. Sì, anch'io. Se mi devo truccare in 10 minuti lo faccio, sì, ma non faccio una full face con le ciglia primer, finte. Primer, fondotinta, esatto. Ciglia finte, cioè no. Anche cioè no. Questo non è un trucco da 10 minuti, questo è un trucco da in mezz'ora. 10 minuti. Fatto in 10 minuti. Perché stai mettendo il correttore? No, ti giuro, ho i crampi alle mani. Guarda come tengo il correttore perché non riesco. Sai che è vero? Ma davvero? Forse è l'ansia? È l'avambraccio. I crampi all'avambraccio. Non so se te. Che tra l'altro io voglio dire, sarebbe il caso che questo trucco venisse anche bene, così dopo non ci dobbiamo struccare e ritruccare per uscire, quindi... Più che altro perché tu poi devi andare in stazione. Ah, è vero. Perché oggi lei se ne va. Tipo... Mi abbandona. Ok, vado in stazione conciata, tipo... Con l'ombretto blu, non sfumato. Tipo pagliaccetto. Ti immagini? Come la giustifichi? Tipo il controllore ti guarda male. È che stamattina ho fatto una challenge. Ho girato un video. Che cosa hai fatto? Davvero? Tipo, sai, non avevo niente da fare. Allora stamattina mi sono messa con la mia amica. Abbiamo fatto una challenge in cui 10 minuti per truccarci. Ma tu invece l'hai provato a farlo? Questo no, video? Sinceramente no. Davvero? No. Ma te lo giuro, sai che ho i crampi? Ma mi fa malissimo qui. Ma quanto tempo è passato? Non lo so, ma non ho tempo di controllare, mi dispiace. Si vede da qui? Penso di sì, no. Non si vede, perché non si vede? 6 minuti e 40? 6 minuti e 45, 44. Ho un brufolo da coprire, copriti. No, vabbè, quanto ne ho messo. No, raga, non ce la posso. Lo tolgo con le dita. Non ci posso. Cioè, no! Cosa stai facendo? Mettendo la cipria. Cioè, sono passati 4 minuti. Capisci? No, 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 no. No, 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 no. Questa volta non fallirò. Le mie ragazze, quelle che mi seguono, hanno fiducia in me. Sanno che questa volta ce la devo proprio fare. Non posso fallire di nuovo. Ma ti giuro, sai, non mi vanno le mani. Cioè, non so se dalla fotocamera si vede la quantità di cipria che ho preso su questo pennello, perché sta svolazzando in giro. Probabilmente ho settato anche il tuo trucco con la mia stessa cipria. Hai fatto boom. Esatto. Allora, io sai che cosa faccio? Dove sono? Metto la colla sulle ciglia finte, nel frattempo metto il mascara. Dov'è la colla? Metto il mascara e faccio quello che posso. Oddio, mi trema così tanto la mano che non riesco... Gli metto bronzer. Salva tutti il bronzer. È possibile che abbiamo tipo quest'ansia così? Cioè, mi tremano le mani. Vedi come io sto andando veloce, che c'è la sedia che va. Oddio, Giulia, non riesco a mettere la colla a corda. Mi tremano le mani. Tranquilla, ce la possiamo fare. È una challenge, nel senso, non morirà nessuno. È solo una questione di vincere, no? Cioè, oddio. Vediamo esatto. Chi riesce a fare meglio in questi 10 minuti, per cui beh, il mascara. Devo vincere. Ah, è tipo una challenge con noi stessi. Esatto. Che a me fanno morire, hai visto quegli youtubers che fanno full face 10 minuti e poi fanno tipo, c'è un trucco da drag queen per dirti, perché tagliano sì. Tutto, dicono no, si può fare in 10 minuti quando poi realmente... Vabbè, ma magari qualcuno riesce a farlo, eh. Cioè no. Non possono dai. Essere tutti impediti come me. Allora, nel frattempo faccio le sopracciglia. C'era qualcuno, oddio, chi è che era riuscito a fare... Una roba pazzesca in 10 minuti, ma non mi ricordo chi. Boh, non mi ricordo. Oh, benissimo. Ho messo 7 kg di illuminante in 3 secondi e l'ho messo pure male, grande. Io spero di essere nell'inquadratura. Oddio, perché... no, non ci posso credere. Che il fatto? Setting spray di Morphe è nella mia borsa, che è là. Beh, è quello che sì. Mi salva. No, è quello che salva tutto. Beh, tu sai che capire. Non stopperò il tempo.
Sai che? Non stopperò. Lo so che non stopperai il tempo, è quello che mi preoccupa. Quindi tu stai mettendo le ciglia. Oddio, che sono ciglia brutte. No, prima quella a destra e poi quella a sinistra, no? Cosa? Anche tu tipo le ciglia le volte. Sì, prima a destra e poi a sinistra. Chissà perché questa cosa? Non come se cambiasse qualche cosa. Dai. Ok, le pinzette per le sopracciglia. Sì, per le ciglia finte sono lì. Colla. Cioè, tipo in questo video ci sei tu che parli e io che sto zitta. Perché io ho tipo panico totale. Veramente mi tremano le mani. Ti capisco. No, cioè, è una roba. Non ho tempo di farvi vedere che mi tremano le mani. Oh, scusami, sono andata troppo pesante. Cosa stavo facendo? Sopracciglia. Una roba velocissima, solo per riempire. Ma non riesco a parlare mentre faccio le sopracciglia. Oh mamma, ok, questo è terribile. No, le sopracciglia sono la roba peggiore. Te l'ho detto, non le toccare, che stanno benissimo. Beh, ma io faccio una cosa proprio leggerissima. Cancello dove esco, che tipo ho fatto un danno. Ah, dici tu riempi tutto e poi cancelli. Beh, la tecnica è buona. Esatto, io vado a caso e poi quello che non va bene lo tolgo. Ti immagini adesso prendo le ciglia finte e la colla si è asciugata troppo e non attaccano? No, incubi. Cioè, in questa challenge qualsiasi cosa che sopracciglia brutte. Qualsiasi roba che può andare storta è un disastro. Ce la posso fare, ma non credo. Sfuma, riempi. Sopracciglio. Perché io non so quanto tempo è rimasto, Giulia. Non lo so, sei tu che puoi sbloccare il telefono. Io non posso sbloccarlo. Oddio, 2 minuti! Stai scherzando? Non sto scherzando, Giulia. No, mi fai tremare le mani, non dirlo. Allora, il mascara non l'ho messo, ma metto subito le ciglia. E poi metto la mascara. Anche se non faccio mai così. Oddio, no, perché la colla non si è asciugata? Anche la mia. Non ci posso credere. Calma, niente panico. Ok. Ce l'ho. Sai che dobbiamo mettere anche questo rossetto? Cioè, il rossetto. Oddio. Voglio morire. No, beh, adesso non esageriamo. Non ce la posso fare. No, ti prego, attaccati. Attaccati, ti prego. Se questa cosa funziona e esce un risultato decente, io mi truccherò così tutti i giorni. Tutte le mattine. Metti il timer. No, vabbè, ma... Qui serviva qualcuno che controllava. Quanto tempo mancava? A sapere, lo facevamo col mio che esce sullo schermo. Il timer. Sì. Beh, ma le ciglia non devono essere attaccate bene, devono solo essere attaccate. Ok, le mie sono attaccate, il rossetto. Anch'io vado col rossetto diretta senza mascara. Ho le mani che tremano. Ti ho fatto un casino. Non dirla a me. Ok, il mascara sotto non serve a niente. Blush. Ok. Io ti dico che secondo me sta per scadere il tempo, Giulia, non vorrei essere... Oddio, un secondo è scaduto! Non sono riuscita a mettere neanche il mascara. Oddio. Bene. Oh, mi si è incollato qui. Dai. Ma fammi vedere. Cavolo, non male. Ma sono attaccate malissimo, non c'è neanche il mascara sotto. Io sono delusa. Sei delusa? Vabbè, se tipo ti dicono guarda, hai 10 minuti per fare un trucco completo, alla fine dai. Magari rubi. Cosa si è sbavato dopo però? Magari rubi tipo un minuto per mettere il mascara, però dai, più o meno ci siamo. Ma tu hai messo tutto il bronzer, l'illuminante, sì. Io non ho messo niente. Ma
almeno quello sì. Ho vinto io! Le ciglia fitte. Dai, ragazzi! Però... No, le ciglia fitte mie sono... Guarda, secondo me dal video cioè, non si vede. Ma sono attaccate male. È solo che non hai il mascara. Cioè, non c'è neanche il mascara sotto. No. Però, dai, ragazzi. Vabbè, allora, per essere 10 minuti, nel senso... Cioè, no, in realtà no, perché questo, secondo me, non lo so, magari... Non lo so, secondo me si poteva fare ancora meglio. Cioè, io ho visto gente che veramente in 10 minuti è riuscita a mettersi ombretto, allora, mascara, ciglia finte, scusami. Posso dire una cosa? Dimmi. Non ci sono riuscita perché io devo perdere un sacco di tempo con le sopracciglia. Io penso di aver perso tipo 3 minuti per le sopracciglia. Io secondo me col fondotinta ho perso un sacco di tempo. Dici? Però secondo me... No, ma veramente sono passati 10 minuti. Così? Ma è impossibile. Capisci? Forse anche l'ansia, la cosa di... io ho lanciato il primer per terra. Cioè, ad essere proprio sincera, io così uscirei. Te l'ho detto che stai bene. L'unica cosa che ti manca è il mascara. Cioè, non so dove... Non ho sfumato il fondotinta perché se no c'ho qualche macchia in giro. No, non è vero. No? No. Dai, e coprirei un po' meglio questo brufolino qui. Ma cioè, abbiamo fatto queste challenge insieme. Quando le facevo io da sola fallivo miseramente. Insieme a quanto pare siamo bravissime. Cioè, incredibili, boh. Poi ci provo io a casa da sola e viene fuori un casino. Allora, fateci sapere se il video vi è piaciuto con un bel commentino qui sotto il video e un bel mi piace, mi raccomando. Andate a vedere il video di Giulia e poi fateci sapere, sempre con un commentino qui sotto o sotto al video di Giulia, la prossima volta in cui ci vedremo che challenge volete vedere. Sì, esatto, no. Perché allora, tanto ormai facciamo tipo solo adesso, challenge. Adesso però, tesoro mio, tu sei venuta su da me, io sono venuta giù da te, adesso sappiamo dove abita l'una e esatto, dove abita l'altra, quindi ci dobbiamo vedere più spesso. Esatto, è una minaccia. Adesso so dove abiti. Fateci sapere che challenge o che video vorreste vedere che facessimo insieme. Non so se ho usato i tempi giusti perché mi rimproverano sempre vedere l'italiano. Vorreste vedere. Dovete sapere che sto insegnando tipo il romanaccio a Giulia. Esatto. Tipo ogni tanto mi fa che cosa hai detto? Ogni tanto mi guarda tipo e io aspetta, te la spiego. Esatto. Vi ringraziamo per aver guardato questo video. Come al solito vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao! Ciao!